raccontato, che ti ha già raccontato in più nel dettaglio quelli che sono i vari corpetti che sono all'interno del progetto. In modo molto riassuntivo possiamo dire che a livello pratico il progetto si divide più o meno in due parti, cioè abbiamo una parte iniziale di raccolta d'arte, quindi di studio di quello che è lo stato dell'arte, una seconda parte che è quella pratica, cioè nel momento in cui abbiamo scelto